I nuovi locali, che si trovano nei pressi delle vie Marsale e Saremi, saranno il nuovo quartier generale del Club Sartarelli. All'inaugurazione hanno partecipato molti soci e durante l'incontro il direttivo, guidato dal presidente Alberto Santoro, ha fatto il bilancio delle attività portate avanti e presentato gli eventi in programma. Questo club nasce a Trapani nel 1995. Abbiamo vissuto male come tutti gli anni della pandemia, non potendo incontrarci e organizzare nulla perché era di fatto vietato. E alla ripresa l'anno scorso abbiamo organizzato tante attività, abbiamo avuto un grande numero di soci, circa 300, e quindi tutti ci chiedevano una sede più accogliente, con locali più grandi, più consoni, diciamo, ad un'associazione che è una bella realtà del trapanese. E quindi abbiamo cambiato sede e questa sera c'è l'inaugurazione. Questo è un club federato ASI, quindi diciamo, l'ASI certifica la storicità delle auto e noi siamo l'espressione di questa tradizione, di questa originalità delle auto e delle moto d'epoca, nel trapanese non solo, perché quest'anno abbiamo soci che vengono da tutta Italia che hanno deciso con nostra gioia di associarsi a Trapani. E tra gli eventi di punta in programma quest'anno c'è la rievocazione storica Trapani-Monteriche, in programma per il 20 e 21 maggio. Organizziamo eventi che hanno sempre uno scopo motoristico-culturale, fra questi la Monteriche, che quest'anno cambia formula e diventa un concorso dinamico d'eleganza. Quindi chiuderemo la strada e faremo due salite domenica 21 maggio e sabato 20 faremo un percorso cittadino con automobili sempre omologate ASI e quest'anno anche con auto da competizione. Il Club Sartarelli è stato fondato dal dottore Vincenzo Venza, che lo ha guidato per molti anni. È una soddisfazione enorme perché quando uno crea qualcosa di bello e lo vede crescere e vede il futuro nel nuovo presidente, diciamo che riebbe il cuore perché questa città ha quello che si merita. Adesso con 300 soci il club è cresciuto enormemente. Io ho fatto il presidente per 12 anni. Ed oggi il Club Sartarelli conta un parco d'auto d'epoca di tutto rispetto. Cominciamo già con il nome del club Sartarelli, che ci dice che ci riferiamo a un pilota storico di Trapani, il quale si era costruito partendo alla base di un Topolino, una macchina sport, e ha fatto tante gare e anche il Giro di Sicilia. Quindi questa macchina è stata recuperata ed è parte integrante di un parco auto di un socio. Poi abbiamo macchine che partono dagli anni 20, tipo le Fiat 520, 521, 509, e via via saliamo con gli anni 30, 40. Diciamo che abbiamo ogni tipologia di auto fino ai 20 anni, che è il minimo per diventare un'auto, diciamo, che si può iscrivere al club ASI.